Signore e signori, buonasera. Chi vi saluta è Claudio Saltarelli. Anche questa sera staremo un'oretta insieme per parlare di arte e di cultura per la rubrica Musicanti e Cantori in Alta Terra di Lavoro, organizzata dall'Associazione Le Tre Torri dell'Associazione Unitaria Alta Terra di Lavoro. E l'argomento, il personaggio con cui saremo in compagnia questa sera, come sempre, ce lo faremo anticipare nel breve video che vedrete di seguito. Mannaggia chi giorno, che ha gerito sì, non so prendere. Visto un masculone vostro che arrialava un rappulillo ruba e una testa c'era siella alla figliastra di zia Stella. Alla figliastra di zia Stella! Su! Ma faccia d'uglio! Pigliate scorn! Sempre per dire che è me! Zinom! Ho un ancora qua! Sonom! E però sono morta. Ma che fate? Ma tu non si muore né a fottere e né a fare la guardia! Ma non mi fa così, non mi tocca, io come conosco se mi vado a basso, fa piacere. Che ti facesse una faccia lenta lenta! Non mi dite, gente, non mi dite! Questo mio Tom, mio marito, ne posso fare quello che mi pare! E mi ha già fatto venire a mezzo, come se ci rendi un porco! Non mi tenete, gente, non mi tenete! Non ha tenete, gente, non ha tenete! Che te passano! Basta, taci, donna, per me spergiura! Arrassati, tappa l'esofago, allongerati e non imbutritire con le tue mani di imbambuta maiasse questa mia pettola onorata! Sono un cagnere! Ti faccio da cruella! Per mare, per terra, ma ci ho fatto tutta cassina, Parma, Parma. Perché fai così? Adesso però ascoltami, E nulla mi bruma un passo, Ricetto saputo. Ascolta me e poi rispondo. Zitta, zitta. Dunque, io mi moretto. Ma non fa così! Che mi chiami a fa se sono morta? Sono lacrime perse! Oh, ascolta, sì! Può zuccolare! E chi può sciardare una femmina? Io ricetta è vera ricetta! Banca da te sigarette e torta! È vera, è vera! Ma era sabato! E parli a cotetta a Pasquale a Tavilla! Te ricordi a Pasquale a Tavilla? Guarda, chitarra sotto braccia, a dove vai, a dove vai, e vieni, vieni da bevere un surzo di vino con me, ci poteva giungere, no? E allora un surzo di ravato, a fantasia salumetta, Don Pasquale cantava e suonava, suonava e cantava, e io mi addormito in coppa la seggia, con l'ora pulita di danzina, e io ce la sedia in capa. Bene, per chi non conosce, per non conosce queste due bellissime donne, queste due bellissime ragazze, avete visto Leda Panaccione e Teresa Ricchia. Perché questo? Perché questa sera parleremo di teatro. Ci spostiamo un po' dalla musica e parleremo di teatro. Parleremo di teatro
che viene prodotto e viene fatto dal nostro territorio per l'esattezza da Cassino. E come avete potuto notare, parleremo sempre, ci siamo fatti introdurre dal Pulcinella, che Edoardo una volta pensava che potesse essere tramontato, possiamo andare oltre, ma mentre invece è ancora vivo e vegeto. E con chi lo faremo? Lo faremo con un personaggio veramente importante che ha fatto non soltanto la storia della cultura a Cassino, ma anche la storia del teatro. E parlo di Giorgio Mennoia. Ciao Giorgio, come stai? Ciao Claudio, grazie, troppo buono per questa presentazione. Aver fatto la storia del teatro, mi sembra troppo, ma magari ho contribuito sicuramente a dare degli input al teatro qui nel territorio, qui nel territorio. D'altra parte, ho cominciato 45 anni fa e quindi ero giovanissimo quando fondai il primo gruppo teatrale qui a Cassino. Si chiamava il Centro Operativo di Cultura, formato da docenti, professori del liceo artistico, vari docenti di Cassino, uomini di spettacolo e di cultura, ed io giovanissimo che appassionato di teatro, volli far nascere qui a Cassino un'associazione che in qualche modo potesse portare quello che avveniva un po' a livello nazionale ed internazionale, cioè la sperimentazione nel campo teatrale, anche qui da noi, qui da Mi è noi. piaciuta l'introduzione con due tue creature, Sì, beh, Leda e Teresa. Teresa e Leda ormai sono due componenti storiche del CUT, sono circa 20 anni che frequentano e lavorano con noi, insomma, sono due colonne Sì, portanti. questi sono, è un piccolo sketch di quel convegno che facemmo l'anno scorso Sì, sì, sì. a Cassino e a Pontecorvo su Pulcinella, perché tu sai che come associazione tutti e due stiamo cercando di far diventare Pulcinella patrimonio dell'UNESCO, grazie soprattutto alla volontà del professor emerito Domenico Scafoglio. E quindi quel giorno fece degli sketch su Pulcinella che tu che ne pensi sul fatto di Pulcinella? È immortale o mi sbaglio? È immortale, è una delle nostre figure storiche, tradizionali, è forse una delle figure più graffianti, più incisive nel panorama della storia delle arti sceniche italiane, conosciuto in tutto il mondo, e da sempre il portatore delle istanze popolari. Insomma, quindi, considerando che qualche anno fa ho lavorato sul Ruzzante insieme a dei grossi studiosi, mettemmo in scena il Ruzzante di Angelo Beolco, ed è il Ruzzante è praticamente uno dei capostipiti, il capostipite della maschera di Arlecchino, no? Tant'è che poi la maschera nella commedia dell'arte nasce proprio da questi carbonai che, avendo le mani sporche di carbone, tendevano ad asciugarsi il sudore e quindi a macchiarsi il viso di nero. Quindi questa famosa maschera nera nasce proprio dal popolo, da chi lavorava con sudore, trasportando grandi pesi, e poi è diventato il simbolo della voce popolare, quindi è una tradizione, è una figura, è una maschera. Tutte le maschere italiane vanno difese. Pulcinella in particolare secondo me ha un qualcosa in più, a quella vitalità, quella gioia di sopravvivere, quella voglia di sopravvivere a qualsiasi cataclisma, a qualsiasi sciagura che lo rende veramente italiano, ecco, lo rende italiano. E poi in un periodo di pandemia io credo che Pulcinella, sempre pronto a cavarsela in qualsiasi circostanza, possa diventare un esempio, no? Per questa ripresa e questa rinascita. Scafoglio dice, afferma che per lui è forse il più grande studioso di Pulcinella. Lui è un antropologo, afferma
afferma che Pulcinella gli ha dato la patente, lo ha riconosciuto come un ruolo di grande mediatore, mediatore sociale. Quindi lui, da questo punto di vista, io sono pienamente d'accordo. Alla fine in tutti noi c'è un po' Pulcinella, perché delle persone che non cercano il conflitto e che cercano sempre di trovare una sintesi tra le varie posizioni, la mediazione è sacra, e in questo Pulcinella era maestro. Quindi secondo me dal punto di vista antropologico Scafoglio ha centrato in pieno. Prima di iniziare a parlare di questo tuo percorso nel mondo del teatro, diciamo un po' ai nostri spettatori quello che ci siamo detti in Camera Caritatis. Ti faccio subito la domanda di getto. Il teatro col Covid oggi, che cosa può succedere, cosa sta succedendo e quali sono i tuoi timori? Teatro col Covid. Il teatro era malato già prima del Covid, soffriva e tanto di sempre meno affluenza di pubblico agli spettacoli, meno spazi in cui potersi presentare al pubblico. Meno attenzione da parte di TV, giornali e i vari mezzi di informazione. Quindi era già sulla via di uno strano declino che da un lato tendeva a relegarlo ad un ruolo di arte museale, no? Di qualcosa da andare a vedere una volta l'anno, una volta ogni 2 anni, ogni 5 anni, giusto per vedere che cos'è il teatro, da una parte, e dall'altra invece rischiava di dover scimmiottare, cioè dover attingere solo ed esclusivamente ai personaggi televisivi, quindi ai divi della TV, no? Quindi, se nel teatro non c'era il personaggio televisivo, a vedere le commedie la gente non andava. E non era importante cosa si presentasse, era importante chi lo rappresentasse. Questa cosa, devo dire, negli ultimi anni, si avvertiva forte, rimanevano questi teatri stabili, ultrafinanziati, perché quelli ancora attingono a gran parte, se non a tutti i finanziamenti pubblici, e quindi rimanevano queste mega strutture dove però si rischiava di relegare un teatro appunto di tipo museale, un teatro da vedere una tantum e poter dire sono stato al teatro. Negli anni 70, che poi è dal 68, diciamo, in poi, invece, in Europa, nel mondo e in Italia, si avvia una rivoluzione nel campo teatrale che, contestando il teatro grande, cioè il teatro professionale, il teatro, o meglio, il teatro professionistico, non professionale, il teatro finanziato, il teatro fatto da grandi interpreti, cercava altre strade, altri linguaggi, altri modi di arrivare a tutti, di arrivare alla gente, al popolo, alla gente, alla gente, agli abitanti del piccolo comune, così come agli abitanti del quartiere periferico. Tant'è che anche la politica in quegli anni, visto il boom che c'era stato di compagnie di ricerca sperimentali, cooperative, cominciò a finanziare piccole cose, parliamo di piccole cose, però finanziare questi gruppi per portarli in periferia, in provincia, ovunque. E questo diede un forte impulso in quegli anni, cioè il teatro, era vivo. Solo in provincia di Frosinone si contavano decine di compagnie. Io negli anni 80 fondai a Cassino il primo coordinamento di tutte le compagnie teatrali della provincia di Frosinone, e lo fondai a Cassino.
C'era Sandro Morato, un grande attore di Alatri, purtroppo scomparso qualche giorno fa. È stato poi il primo ad avvicinarmi al teatro, fu proprio lui ad appassionarmi a quest'arte. C'era Gianni Fontana, c'era Amedeo Di Sora, ma ce n'erano tanti e si facevano rassegne, ci davano pochissimo e pochi spicci, però ci permettevano di produrre delle cose semplici, chiaramente non costose, ma un teatro nuovo, un teatro forte, un teatro che cercasse nuovi modi di coinvolgere il pubblico e di portarli ovunque. Questa vitalità piano piano è andata a spegnersi. Non so se è perché ha preso più il sopravvento poi internet, quindi, ma io non credo sia nemmeno quello, nemmeno la televisione. Io credo che sia stata una mancanza, o meglio, ci sia stato un. Ecco, la televisione ha nuociuto alla ricerca, al teatro, il teatro d'avanguardia, al teatro con la T minuscola, anche se per me era quello con la T maiuscola, il teatro popolare, il teatro semplice, il teatro anche cervellotico, se vogliamo, quello più sperimentale, ma tutta quella vitalità che c'era in quel periodo è venuta a mancare, secondo me, quando la televisione, con una serie di programmi tipo Il Grande Fratello o altre cose del genere, ha mostrato alla gente che per diventare famosi non occorre studiare, non occorre lavorare, non occorre produrre niente, basta apparire su uno schermo. E Giorgio, posso quello, dirti una cosa? prego, Posso interromperti se mi permetti? ci Allora, mangi. io sono un appassionato di teatro fin da piccolino. La televisione è stata importante per creare il movimento che tu mi hai detto, perché siamo tutti cresciuti a Pane Eduardo, quindi inutile negarlo, e parliamo del monumento, un monumento importante, non soltanto del teatro, ma ha fatto la storia del teatro universale, insieme a Shakespeare, Molière, Eduardo, Scarpetta, Viviani, questi sono. Il problema secondo me è un altro. Io ti dico quello che mi sta capitando negli ultimi anni. Io non vado più a teatro per vari motivi. Prima ero un assiduo frequentatore di teatro. Primo, perché per i nomi che dici tu, i biglietti sono diventati una cosa spaventosa. Cioè, non è possibile. Non è possibile andare a teatro e una famiglia di quattro persone ci lascia lo stipendio di una settimana. Non è possibile. Poi sono diventati noiosi. C'è il pensiero unico dominante che ha imposto una prosa sperimentale e tutto, dove praticamente non si fa più satira. Giorgio, non si fa più satira, perché se si fa satira oggi tu non puoi fare più satira perché i politici sono diventati permalosi, perché per la storia dei diritti dell'uomo non si può più sfottere nessuno, non voglio parlare di categorie. Quindi il teatro è diventato noioso. Quindi c'è un'imposizione, come hai detto tu, dall'alto dei personaggi che riempiono, e molta gente che va a teatro è diventato adesso un teatro d'élite per poche persone. Sì, Sì. è perché i biglietti sono chiari. E poi perché c'è questa voglia di cancellare la commedia dell'arte, la commedia del popolo. La gente vuole andare al teatro e vuole divertirsi. E vuole divertirsi. Si è stanca, quindi se è diventato una cosa di elite sperimentale in maniera eccessiva, tutte le doti portate all'eccesso diventano di fretta. La gente non va più a teatro. E questi come si mantengono? Si mantengono in che modo? Vengono finanziati, perché se andassero sul mercato, ti posso garantire che ci sarebbero tantissime. Allora, ora faccio un esempio: quello sketch di Led e di Teresa. Perché non devono stare? Sai quando ce ne sono? Poi è la domanda finale che ti farò. Però è questo il motivo. La gente vuole trovare vuole avere la possibilità di scelta. Di scelta. Quindi non ti fanno entrare nei grandi teatri, tu come piccola compagnia e con talentuosi, virtuose persone, però non ti fanno fare altro da un'altra parte. E questo è stato il grande dramma delle accademie. Sì. Una cosa è la scuola di teatro che fai tu, una cosa è l'accademia che vuole indirizzare. Questo è il mio pensiero. Non so se c'hai qualcosa di diverso dal mio pensiero No, oppure ho esagerato. allora direi che questo,
Questo che hai appena detto può essere lo spunto per fare un po', diciamo, una panoramica, su quella che è stata, quello che è stato il mio percorso, poi è diventato il percorso del CUT da 30 anni, perché ormai da 30 anni dirigo questo centro universitario teatrale qui, con l'Università di Cassino, e con questo per fortuna continuiamo a lavorare e a sperimentare. Dunque, il teatro deve divertire. Questo, io sono convintissimo di questo. Cioè, questo c'è stato un grande attore teatrale, Proietti, anche lui purtroppo ci ha lasciato da poco, ma Proietti è stato uno di quegli attori capaci di riportare la gente al teatro perché la faceva divertire. Cioè, Proietti è riuscito ad appassionare le persone anche dicendo cose importanti, cose impegnate, anche riproponendo testi non facili, no? Che ti devo dire? Proietti fondando il Globe a Roma, no? Un teatro che si rifà alla tradizione inglese, no? E quello per me è un Dove. errore, Giorgio. Giorgio, per quello non è un errore. Lì per Sì. me Proietti, io ho fatto una polemica con lui, allora ha sbagliato. Cioè tu mi devi La dire, a noi, il nostro teatro non è shakespeariano, è la nostra commedia dell'arte. E tu, Sì. secondo me, anche lui si è adeguato al sistema dominante, perdonami. Cioè Lui ha io vado a voluto, vedere. secondo me, ha voluto fare un'altra operazione. Attenzione, lui ha voluto proporre un teatro, il teatro grande, cioè in tutto il mondo Shakespeare, è inutile negarselo, è l'autore più conosciuto, più studiato, più apprezzato. Non ce ne sono altri così come Shakespeare. E dire un'altra cosa, no, se in Giappone si recita Shakespeare, così come in India, così come negli Stati La stessa Uniti, cosa dappertutto. Edoardo, la stessa cosa Edoardo. Attenzione, non allo stesso livello, non Un allo gradino stesso più livello. sotto, un gradino più Oh. sotto. E lui che cosa ha fatto secondo me? Ha voluto prendere quello che era il periodo di massima magnificenza del teatro, di massima espansione, di massima forza del teatro, quello inglese, con questo questa arena, no? Dove il pubblico sugli spalti seguiva ciò che accadeva sul palco, un po' per dare. Secondo me anche per fare una provocazione, cioè riportiamo la gente a teatro, che abbia fatto bene, che abbia fatto male, questo ne parlerò fra un secondo, perché io sono per il teatro portato alla gente e non un teatro dove la gente deve andare. Io sono sempre stato un artista militante. Un teatrante militante, cioè a me piaceva andare davanti alla fabbrica a fare lo spettacolo, così come nel quartiere degradato, così dove c'era la gente, nelle scuole, tra gli anziani, in carcere, nelle comunità terapeutiche per malattie mentali o disabilità, o per tossicodipendenti. Ho sempre visto il teatro come qualcosa da portare e non un luogo dove andare. Questo per me è sempre stato un faro. Poi con questo non voglio condannare chi ha il teatro, chi vuole portare il proprio spettacolo solo Giorgio, come si nel faceva una luogo. volta, come si faceva una volta, questa è stata la scuola di Edoardo che è andato in giro con la famiglia per il regno, Esatto, per la commedia che dell'arte, andava a casa della gente con il carretto, con tipo l'uomo delle stelle, insomma, capisci? E lui, esatto, e questa è la scuola, è questo che manca un certo teatro, ma questa riflessione che noi stiamo facendo l'ha fatta anche. Carlo Verdone ha fatto un'autocritica da poco perché dice la gente si sta annoiando, non facciamo, non diamo più il pensiero unico dominante del radical chic, sta annoiando tutti.
Sta annoiando. Ma con questo io, attenzione Claudio, io non voglio condannare nessuno. Attenzione, se c'è un pubblico radical chic che vuole un teatro radical chic, io non lo voglio abolire. Io Quello sono che d'accordo con te, però fatemi fare anche quello. il mio teatro, che ne Oh, parleremo alla bravo, fine. Perché oh, bravo. per poter recuperare un po' di gente, dobbiamo sempre rifugiarci a Pulcinella, a Scarpetta, come per esempio io vado spesso quando vado al teatro, ho visto ultimamente due volte Ferdinando di Annibale Rucello e ho visto ogni tanto Edoardo Tartaglia per divertirmi un po', Sì, sì, Perché sì. se no diventa, perché pure Montesano, mo si è fatto anziano, però Vabbè, Montesano è un ma altro mostro come alla pari di come Pelini. no? Ma Ma noi purtroppo. ne abbiamo tanti, ne abbiamo avuti, forse adesso un po' meno, ma sicuramente abbiamo avuto i grandissimi Il interpreti della fatto sai qual scena. è, Giorgio? Che alla fine per andare a vedere un po' di teatro io devo andare nel Napoletano a trovare dove fanno le rappresentazioni, le compagnie amatoriali. Lì loro sono Sì. attori nati La amatoriali. compagnia amatoriale, e qui volevo arrivare, la compagnia non professionista, ma professionale, perché ci sono tante compagnie, piccole compagnie di non professionisti che fanno un teatro altamente professionale. Io devo dire, ma senza tema di smentita, che spesso sono anche molto più bravi dei professionisti ben pagati, sicuramente di quelli che sono in TV e si improvvisano attori sulla scena, sicuramente, cioè ci mancherebbe. E sono questi che continuano a mantenere vivo il teatro in Italia, perché in ogni paese dove vai trovi una compagnia amatoriale, che produce, che mette in scena, che si arrabatta per presentare al pubblico dei lavori. Ed è un teatro fatto per chi lo fa, più che per chi ne deve fruire. È un teatro che serve a chi lo fa a star bene, a vivere serenamente, ad affrontare la vita, a liberarsi dai problemi, a godere di quest'arte. E questo patrimonio, noi in Italia, le filodrammatiche in Italia sono stato un grande patrimonio del teatro. Dalle filodrammatiche sono usciti i più grandi attori italiani. Le filodrammatiche erano le compagnie amatoriali. Non sono le accademie che danno i grandi attori, è la filodrammatica. Se consideriamo Finalmente, che Carmelo Bene fu cacciato dall'Accademia perché dice non era capace di recitare, e Carmelo Bene è stato uno dei più grandi interpreti riconosciuto nel mondo del teatro italiano, fu cacciato. Allora, il discorso è che bisogna fare in maniera. Attenzione, anche dare i soldi alle compagnie è pericoloso, eh? Anche quello è pericoloso. è Io non, oh, pericolosissimo. non io, noi come centro universitario teatrale non abbiamo mai preso sovvenzioni da nessuno, mai, mai, proprio zero. Noi campiamo solo con le quote che centinaia di soci del CUT versano per sostenerci, e con gli spettacoli che portiamo in giro, facendoli a pagamento. E noi abbiamo sempre, ad ogni spettacolo, non meno di 1.000 persone paganti. Sempre. Non c'è uno spettacolo. Complimenti, Se complimenti. Quando non abbiamo la sala da 1.000, tipo il Teatro Romano, perché ogni estate al Teatro Romano avevamo 1.000, 1.200 persone paganti. Okay, 10 euro, insomma, era un contributo che noi ci recuperavamo per poi far teatro tutto il resto dell'anno, no? Per fare la scuola di attori, perché poi qual era il concetto? Tu non puoi far teatro se non sei preparato. E per noi il teatro di base, cioè il teatro quello non professionistico, ha bisogno di formazione. Okay? E la formazione, per quanto si voglia, ha un costo, no? Perché poi devi pagare la sala, devi pagare gli insegnanti che ti vengono da fuori. Quindi preparare questi attori, che poi magari nella vita non faranno mai quello di professione, okay? Magari non avranno mai nemmeno la minima aspirazione a diventare attori, ma fanno teatro perché gli piace, è quello che poi portano al pubblico. È un'energia, una carica
che il pubblico avverte, però vanno preparati, è un Infatti, minimo di aspetta, preparazione, Giorgio, vada. è una cosa ben diversa l'Accademia dalla scuola. Edoardo diceva, Edoardo che poi fu uno degli sponsor delle Accademie, dall'altro lui ha fallito con Pulcinella, ma credo che stia fallendo, lui è stato un monumento, Orson Welles si inginocchiò davanti al suo modo di recitare, perché è qualcosa di unico, Ma è che inutile che stiamo scherzi. discutendo, e come attore è stato il numero uno in assoluto, ma poi ha fallito pure nel secondo me, sta fallendo, perché si tornerà alla commedia dell'arte, quando lui con la commedia, l'arte della commedia, pensava di dover dare un capo alla commedia dell'arte per andare nella prosa pura, ma non è così. Non è Sì. così, però lui diceva sempre che i suoi attori, quando uscivano, devono stare 9 mesi a fare gavetta della più terribile possibile. Quando dopo 9 mesi e un giorno, lui diceva, dopo il primo giorno, dopo il nono mese, il giorno in cui si alzano che vogliono andare via, è il momento che gli davano una prova importante. Ma se loro invece lo facevano prima, vuol dire che non amavano il teatro. Qui stiamo alla maniacalità, però alla fine non è che si sbagliava tanto, No, secondo me, non lo so. Edoardo viene dalla commedia dell'arte pura, insomma, la famiglia, era gente che imparava il mestiere facendo teatro. Se, In mezzo alle prima strade. in mezzo alla strada, ma guardando quelli bravi, guardando quelli che lo facevano da prima di loro, la La famosa gavetta, gavetta. magari tiravano il sipario, facevano lavori umilissimi, intanto imparavano che cosa significava far teatro. Ma il mio primo maestro, ti ho detto, è stato Sandro Morato in arte. Sandro Morato, lui si chiamava Domenico Sisto Paoli. Quando ero al liceo artistico, primo anno di liceo artistico, lui insegnava, era assistente di architettura al liceo artistico ed era il fondatore della cooperativa Teatro dei Viandanti. Lui già faceva teatro da anni, era un bravissimo interprete, un grande maestro. Mi appassionò al teatro, tant'è che parlava sempre di teatro, ci faceva sentire delle cose. Un giorno gli chiesi: Sandro, ma perché non proviamo a mettere su uno spettacolo con gli studenti? Disse: ma sì, se ce la fai a organizzare. E gli organizzai tutto, gli organizzai il provino, lui fece tutto qua e lavorammo su questa cosa. E lì io capii che fascino aveva il teatro. Okay? E quindi me ne innamorai. Da quel momento in poi io con lui ci siamo visti, gli ho organizzato spettacoli, veniva a fare lezione da me quando fondai la prima scuola, e parliamo degli anni del 78. Okay? La prima scuola di teatro col Centro Operativo di Cultura, eravamo al liceo scientifico che ci prestava la palestra per fare questa cosa. E io portavo una serie di insegnanti, tra cui anche lui che conoscevo bene, ma il mio primo insegnante è stato Gennaro Vitiello. Gennaro Vitiello, il fondatore del Teatro S di Napoli, che era un grande, se, pochi lo conoscono, ma se va, è sui libri di storia del teatro italiano, del teatro sperimentale di ricerca italiano. Gennaro Vitiello ebbe questa geniale idea di tradurre Bertolt Brecht, le opere di Bertolt Brecht, in napoletana. Ora, Bertolt Brecht, ci sono delle opere che vanno, no? Cioè si possono seguire senza grandi sacrifici, ma ce ne sono alcune tragedie, alcune opere sono molto pesanti, cioè c'è il Cerchio di Gesso del Caucaso che dura una vita, ma è pesante, cioè non è un testo che tu segui così alla leggera, no? Lui lo tradusse tutto in napoletano e lo chiamò Mamma chi è? Beh, io quando andai a vedere al Teatro dell'Orologio a Roma, la prima del suo spettacolo, rimasi incantato. Cioè io conoscevo l'opera, l'avevo letta, l'avevo pure vista interpretata da altri grandi interpreti, ma quell'opera mi rimase dentro. Io dissi: ma porca miseria, ma allora un'opera pesante si può fare in modo piacevole? Cioè, non voglio dire divertente, ma cioè che ti appassiona, cioè ti può appassionare, perché quel linguaggio napoletano, no, dava a tutta l'opera un colore, una vitalità, senza cambiare nulla. Puntilla, il suo servo Matti, di Brecht sempre, lo tradusse in padrone sotto.
Cioè, non era. Giorgio, c'è anche da dire che il napoletano si presta come lingua a tutto. Poi il teatro Sì, poi. satirico nasce a Napoli, quello greco-romano in Cioè. Grecia, quello, le Atellane le conosciamo bene. Ma lo Come stesso no, come no. Edoardo ha tradotto Shakespeare in napoletano. Fatto che Shakespeare. io Vitiello lo conosco come vabbè, ma non riesco a vederle queste commedie, non le fanno più No, vedere non ci, quelle. no, 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 lui è morto già da tanti anni, c'è la figlia che ho incontrato tempo fa, però di suo, non, io ho un libro che pubblicò e che sono riuscito a recuperare tramite appunto la figlia, però al di là di questo io parlo degli anni 70 in cui veramente il teatro cercava di tornare al popolo. Cioè, tornare alla piazza, tornare, cioè, avere un linguaggio comprensibile, ok? E la commedia dell'arte in Italia non è mai morta, non è morta, perché tutte le compagnie, diciamo, amatoriali, questi piccoli gruppi, quasi sempre mettono in scena opere dialettali, lasciamo perdere, se so di Napoli chiaramente lo fanno in napoletano, ma noi stessi come CUT, io uso il dialetto locale, per esempio, tu dicevi Edoardo, io ho riadattato Shakespeare, Sogno di una notte di mezz'estate, in dialetto locale, l'ho chiamato Chiavo a coppe, aspetta, Chiavo a Chi avo a coppe, chi avo a mazze, no? Che è un modo di dire napoletano per riprendere questo tema con questi dialetti, no? Con questo dialetto e Ma sai l'opera diventava divertente, diventava. che la nostra lingua laborina, terra di lavoro, che forse non è dialetto, ma è lingua madre, Sì. io non lo considero un dialetto, ma lingua madre, anche se è un litigio continuo con tutti. Il dialetto sta Sì, perché. in Veneto, in Piemonte, l'italiano nasce dalla nostra lingua, voglio dire, il napoletano è lingua madre come la nostra È lingua, lingua madre. quindi È lasciamo perdere. Cassino, diciamo che Cassino, il Cassinate, un dialetto ben definito, insomma, a parte qualcuno che lo ha, è Il riuscito a. nostro, il nostro, la nostra lingua volgare cassinese c'ha l'impronta osca, impronta osca, quindi molto casertana, molto osca. Molto, molto più vicina al casertano, sì che. Noi abbiamo creato un piccolo, come dire, spettacolo teatrale basato sul brigantaggio, dove alterniamo monologhi in lingua laborina di Raimondo Rotondi, che proviene da Arpino. Quindi ha una lingua diversa dalla nostra, che è cassese, anche se è lingua laborina, alternati con pezzi di musica popolare, che abbiamo avuto un grosso successo. Perché? Perché, come dici tu, su gente che sono venuti in scena e hanno rappresentato se stessi, quando senti parlare Raimondo in lingua nostra, laborina, anche persone che non ci hanno capito un H rimangono incantati. E quindi, Il dialetto poi del sud ha sempre questo potere di incantare, anche se non lo capisci. nasce prima la nostra lingua e poi l'italiano, E noi poi ne siamo a l'italiano, e discutere. poi l'italiano. Ma io ai miei Comunque. attori a teatro, questo te lo per chiudere il discorso sul dialetto, io gli dico le frasi, il testo, pensatelo prima in dialetto. Pensatelo in Sì. dialetto e poi ditelo in italiano. Vedrete come il sottotesto, cioè la musicalità, gli accenti, le pause, i timbri verranno naturali, saranno più naturali. Giorgio, guarda, tu l'avrai visto sicuramente, è passato mercoledì scorso, mercoledì 29, quattro chiacchiere con Peppe Ghiacciolo. L'abbiamo fatto in cassinese. Abbiamo volutamente fatto in cassinese. Quindi Cassinese. l'avrai sicuramente visto perché è stato un successo, ma l'abbiamo volutamente fatto in cassinese. No, ho visto anche l'incontro con Parente dove si Ah, parlava sì. di musica popolare e considera che io in queste opere, per esempio, io ho fatto uno spettacolo sulla vita di San Benedetto, La leggenda di Benedetto, dove ho usato i Decalamus, non so se li conosci, quel gruppo di musica popolare di vicino Atina, Sì. e loro mi hanno fatto tutte le musiche dal vivo. Questo spettacolo, dove usavamo il dialetto cassinese, no? I dialetti locali, poi insomma, perché poi diciamo che si usavano anche quelli di Sant'Elia, di Pierimonte, con le varie sfumature, perché poi ogni paese ha delle sfumature sull'accento. E
con un coro sempre del CUT, e anche questo per esempio è un pezzo che c'è sulla pagina del CUT di Facebook, si trova, no? Si trovano dei filmati, quindi l'interazione con la musica popolare, io l'ho sempre usata, cioè l'ho sempre ricercato, perché la musica funziona a teatro, ma la musica popolare ancora di più. La musica popolare, il teatro, il spettacolo, la musica popolare dal vivo, fatta dalla controra. E infatti poi ci sta. Ma anche Alessandro Parente ha collaborato con me, abbiamo fatto delle cose insieme. Poi ci sta in lingua laborina Raimondo Rotondi che parla l'arpinate, diciamo. E poi ci sta invece Loredana Terrezza che parla la lingua di San Giorgio, che fa due monologhi in San Giorgese, sono completamente diversi, anche se sono lingue laborine. Sono fantastici perché hanno portato in scena il loro io, il loro essere, la loro essenza, e la gente è piaciuta, nella nostra modestia naturalmente, uno di certo. Claudio, noi poi ogni anno, ormai è tradizione da già 4-5 anni se non 6, portiamo in scena una commedia scritta da Anna De Santis, diciamo ambientata a Cassino. Okay. Il linguaggio, i ritmi sono quelli della farsa popolare, quindi del teatro, della commedia dell'arte. Non sono trame complicate o grandi, ma è proprio questo linguaggio, questa famiglia, la persona anziana, il giovane, l'ammogliato, la coppia, che parlano con questi dialetti e parlano delle... È l'umanità. L'umanità, e funziona pur non essendo testi di... la gente aspetta questo spettacolo e ogni anno vuoi sapere secondo me perché ha un successo il Grande Fratello come invece i programmi di Maria De Filippi? Perché la gente vuole sentire le storie, sta sostituendo la commedia dell'arte quei programmi, quindi si vuole un attimo andare col cervello fuori dal mondo quotidiano, e quindi questi programmi sono la bruttissima copia della commedia dell'arte, non lo vogliono capire la gente fatto programma televisivo, e poi la commedia dell'arte prendeva in giro i fatti del paese, quindi era il pettegolezzo che veniva messo in scena perché i temi molto importanti e impegnativi di Edoardo tutti riguardavano, perché lui li traduceva in commedia dell'arte. Certo, quindi la gente, certo. Quando tu guardi la commedia di Edoardo, ti giravi attorno, dici ma quell'attrice è mia madre che sta qua, o mia nonna, e parlavano di temi importanti. Quindi secondo me oggi la gente si guarda questi programmi, non voglio manco, io non guardo, però io capisco che la gente vuole un attimo staccare. Ma attenzione, Claudio, non è che... Prima le donne andavano in chiesa, perché si andava in chiesa per pregare e poi per spettegolare. C'era bisogno, ci si vedeva in villa, ci si vedeva sulla panchina per spettegolare, per parlare, ci si radunava in casa e ci si divertiva. Il pettegolezzo è sano, cioè può esserci un sano pettegolezzo che aiuta a liberare la mente dai pensieri, come la trasgressione dei fatti degli altri. È l'humus della società. Oggi siamo diventati che la trasgressione è diventata la normalità. Chi è normale trasgredisce. Cioè, oggi col politicamente corretto tu non puoi dire più nulla, non puoi fare neanche più una battuta su uno che subito ti trovi uno che ti denuncia. Cioè, bisogna fare attenzione, è diventato tutto. Oddio, e quindi la gente oggi non ti segue più. E allora che cosa succede? Va a vedere questi programmi dove se ne dicono tutti i colori, filmano le liberatorie, però si diverte. Io non posso più parlare male di nessuno in teatro, che praticamente sono... Claudio, noi continuiamo a parlare male a teatro, per fortuna, dei politici soprattutto, oggi, e ci divertiamo a farlo, e ci divertiamo a farlo, allora, perché... Giorgio, sono spariti dalla televisione, hanno fatto sparire Sabina Guzzanti, Corrado Guzzanti, hanno fatto sparire, ti ricordi quello che faceva Cinico TV? Come no, è sparito, l'hanno cancellato perché loro che facevano gli sponsor a quel movimento politico adesso è al potere, quel movimento politico non vuole più sentirsi fare la satira addosso su di sé, perché era facile farla su Andreotti o su altri. Sì,
Ma perché all'epoca, attenzione, prima c'erano due schieramenti e quindi che cosa succedeva? Che chi era al potere, i comici prendevano in giro quelli del potere, però c'avevano l'appoggio dell'opposizione, no? Dell'altro schieramento. Oggi con tre schieramenti già non si capisce più niente, no? Ma Per sono cui per Giorgio, i politici oggi sono permalosi. Andreotti non è Sono mai stato permaloso. oddio, no, lasciamo perdere. C'era Craxi che mise fuori dalla Rai più di un attore. Quando I Craxi, vecchi, i Craxi, non altri. Craxi. No, Andreotti era uno che si divertiva con la Bravo. satira. Andreotti era una persona intelligente, ma non perché non lo fosse Craxi, per carità. Però poi mano a mano, negli anni 80, con la caduta. Forse la caduta del muro di Berlino ha fatto diventare i politici più permalosi, Berlusconi, Craxi, hanno cominciato a temere la satira, ad aver paura, perché un po' forse perché questo potere avevano paura di perderlo, mentre prima col muro di Berlino era Ma impossibile sono cambiare, permalosi. quindi sì, Il bagaglino l'hanno cancellato. sì, sono finiti anche quelli che fanno vera satira. Allora, noi giochiamo con i politici locali e nazionali sempre Viva Dio, viva quando Dio. abbiamo fatto uno spettacolo per tutti gli dèi dove prendiamo in giro tutta la classe politica, tutta indistintamente, ed è proprio fatto sulla politica senza dichiararlo, perché poi invece dei politici ci sono gli dèi. No? Quindi c'era il presidente della Repubblica Mattarella che era Zeus, c'era il dio Bacco che era Renzi all'epoca al governo, c'era Berlusconi che era, non mi ricordo adesso che quale degli dei, c'era Marte che era sicuramente Salvini, insomma, c'erano un po' tutti gli dei, però ognuno senza dire il nome, si riconoscevano perché c'erano le imitazioni, quindi venivano fuori immediatamente queste cose, insomma, veniva fuori Berlusconi, parlava con l'accento di Berlusconi, inconfondibile, no? Aveva il trucco di Berlusconi, era vestito una sorta di Superman, no? E quindi, ma lì poi non solo prendevamo in giro la classe politica nazionale, ma anche la locale, e sulla locale non ci siamo mai risparmiati, abbiamo avuto qualche problemino, no? In qualche occasione, però ce ne freghiamo e andiamo avanti. Poi Vabbè, abbiamo meno male, avuto, viva no, Dio. ma perché a noi non c'è, allora fondamentalmente non ce ne frega niente, cioè non, noi facciamo quello che ci va di fare, Lo sai dopodiché perché, Giorgio? Lo sai perché, Giorgio? Perché l'hai detto tu prima, non ci sono soldi che no, non arrivano. ci danno soldi, viva Dio, non Quindi ci danno siete soldi. liberi. Cioè, i Allora. soldi li mettiamo noi. Sì, ci possono togliere gli spazi, non ci possono fare, però noi non ci fanno fare teatro in un posto e noi ce ne andiamo al paese a fianco. Insomma, quindi Vabbè. ecco, diciamo che poi alla fine, se non abbiamo spazi, andiamo in piazza e improvvisiamo. Ecco, a proposito di improvvisazione, che è un'altra cosa che col Centro Universitario Teatrale Aspetta, portiamo. Giorgio. Questa è l'ultima, è la domanda prossima che ti voglio anticipare con un breve Ah, video che vi riguarda, sì, d'accordo? prego, 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 Ecco a prego, voi. prego. Accomodatevi, mio marito Angelo mi ha detto che sareste venuto. Grazie, grazie signora. E che dobbiamo fare io e voi? Che dobbiamo fare? Proprio niente, signora. E allora, che siete venuti L'altro giorno incontrai vostro marito, mio amico carissimo e compagno fin dai tempi della scuola. Io non lo vedevo da parecchi anni perché, sapete, io mi sono trasferito in America. Come stai? Come non stai? Io mi sono ammogliato, Cetis. Ah, mi fa piacere, gli faccio i complimenti. E tu, mi disse lui, e io appunto sono 20 anni che sono in America, ma da pochi giorni la società petroliera per la quale lavoro mi ha trasferito qua a Napoli. Attualmente sto in albergo, però cerco una stanza in affitto in una casa. Oh, che combinazione, disse lui. E io ti posso mettere a disposizione una stanza in casa mia. Signor, combinammo pure il prezzo. Eccomi qua. A tu adesso viene, ho aperto questo. Va bene.
Va bene, vorrà dire che parlerò con lui quando arriverà. E gli farò pure i complimenti, per il buon gusto che ha avuto sposandomi. E vada bene! Io non mi alleggerò! Ma mi sono fatta la nuova della stagione! Sono uscito pure perché devo andare a comprare certi colpi per un revolver che stanno per nulla. Comunque, eccomi qua, siediti e adesso parliamo, ma come? Ah! Hai fatto venire la camera sua? Dove? Hai fatto venire la camera sua? Non ha importanza, tu non fa niente. Ma come non ha importanza, non fa niente? Tu devi vedere se ti conviene, se non ti conviene. Io non mi ha dato nessuno! Ho ridicato pure le camere! Tengo la casa con le spalla, se non mi porto le camere, non la c'è più! Ma perché? Io non fatico! Fatica? Quella viene fresco fresco all'ufficio, tu ne sa come là! Fresco fresco! No, veramente! Ah, ebbene! Allora, lo piglio con te volentieri! Portici due caffè! Ah, ordinato, signorina! Uno della strada, ma tre cattive! Un litro caffè! Voglio la più parla! Dovete, portici due caffè! Perché tu ti ciunghi? Ma lo piglia tu! Dovete! Bene Giorgio, questo è stato un breve video sul CUT. Allora, a questo punto abbiamo parlato del CUT, del Centro Universitario Teatrale. Sì. Dimmi come nasce, dimmi come ti è venuta questa idea, quella operazione, come fai ad andare avanti, il presente, il passato, se vuoi dire qualcosa, il presente e il futuro, ma anche il passato, perché tu forse ci segui spesso, per noi il passato non è un porto, ma è un faro. Quindi, è un faro, perfetto. Velocemente sul passato, il CUT nasce circa 29 anni fa, 30 anni fa, su un'iniziativa di studenti dell'Università di Cassino che si rivolgono a me. Io avevo all'epoca ancora il Centro Operativo di Cultura, questa vecchia associazione fondata nel 78, e mi chiedono di mettere su un gruppo teatrale universitario. Iniziamo, io accetto con immenso piacere questo incarico, mettiamo su una scuola di teatro velocemente con centinaia di studenti che aderiscono immediatamente all'iniziativa e portiamo in scena una commedia del vaudeville francese di Marcel Bisson, Le sorprese del divorzio. Questo spettacolo ha un enorme successo sia di critica che di pubblico. Abbiamo replicato per una settimana all'Aula Pacis, all'ora teatro dell'università. Le critiche furono positivissime. Il rettore, allora rettore, magnifico rettore, era Federico Rossi, volle che il CUT si istituzionalizzasse perché credeva molto nel valore del teatro nell'università. E da quel momento in poi noi abbiamo continuato crescendo sempre di più. Attualmente abbiamo la sede legale
presso l'Università degli Studi di Cassino. Abbiamo un corso gestito dal Centro Universitario Teatrale, un corso integrato per gli studenti dell'università, di musica, teatro e movimento, che ormai è al settimo anno, no? Con un'adesione degli studenti altissima. Ecco, lunedì ho per esempio l'esame d'appello, l'appello per gli studenti, e quindi l'università, pur non concedendo al CUT per problemi economici nessun contributo, perché noi abbiamo una convenzione con l'università, ma non siamo mai riusciti ad ottenere un contributo, un finanziamento. Come però, ministri senza portafoglio. Ecco, ministri senza portafoglio. Quindi noi dobbiamo provvedere a tutte le nostre spese, però c'è questo patrocinio dell'Università degli Studi di Cassino, firmata, stilata in tutti i punti, e abbiamo il patrocinio di tutte le università del Lazio, del CRUL. No, il Comitato delle Università del Lazio, tant'è che da noi vengono a fare i tirocini da tutte le università, oltre che da quella di Cassino. Il nostro attestato vale da 3 a 6 crediti per varie facoltà, insomma. Quindi siamo dentro l'università, collaboriamo con l'università, anche se economicamente non abbiamo nessun, purtroppo, nessun aiuto, ma non ne faccio una colpa all'università, perché ogni volta che provano a dare un contributo succede qualcosa, quindi ho detto meglio non chiederli, perché se no c'è il rischio che andiamo, creiamo problemi. Porta male, ecco, da attori e gente del sud noi crediamo in queste cose, quindi facciamo le corna. Dopodiché il CUT ha cominciato ad aprirsi alla cittadinanza, quindi con che cosa? Soprattutto con il teatro sociale. Quindi abbiamo iniziato a fare il teatro, come dicevo prima, in tutte quelle realtà di disagio, di devianza, come il carcere, gli anziani, i circoli per anziani, le comunità terapeutiche. Poi abbiamo messo in scena degli spettacoli ripresi più di una volta dalla RAI. Abbiamo una troupe di Rai 1 con regista, tecnico audio e operatore, vennero a riprendere un intero spettacolo che poi fu trasmesso chiaramente come servizio in una trasmissione, all'epoca si chiamava Green, una trasmissione televisiva di Rai 1. Poi abbiamo collaborato con Rai Radio 1 in due puntate di Con Parole Nostre andava tutti i pomeriggi. I nostri attori hanno proprio realizzato, hanno recitato, hanno collaborato a tutta l'allestimento della puntata, tant'è che quel regista di quella trasmissione attualmente vive a Cassino grazie al CUT, cioè si è venuto dopo a collaborare con noi ed è rimasto qui e lavora ancora qui su Cassino. Quindi questo è in qualche modo un'indicazione, un indicativo di come, se uno fa le cose per bene, la gente non la manda via, ma la fa venire qui sul posto. E noi abbiamo tutti quelli che fuggono perché pensano che per avere successo, per lavorare, devi andare fuori, mentre invece se tu crei delle situazioni valide, magari qualcuno viene e sferma anche da noi. Ed è quello che ho sempre sostenuto, perché fare una compagnia stabile di Cassino, rafforzare la scuola di attori che è riconosciuta da, per esempio, il nuovo IMAIE, che è un ente di previdenza degli attori professionisti, che ci finanziò un progetto per un corso di cinema, e siamo stati gli unici in Italia su 12 gruppi finanziati, 12 centri finanziati, siamo stati scelti noi pur non facendo il corso per attori professionisti.
Quindi loro lo davano solo per chi faceva corsi ad attori professionisti. Quindi torniamo al discorso di prima, un'ottima scuola, un'ottima tradizione, amore, forza. Di chi l'amore, la forza, la capacità di fare le cose. Alla fine torniamo sempre al discorso di prima. In 30 anni ho ragazzi che fanno teatro, cinema dappertutto, qualcuno negli Stati Uniti, qualcuno in Germania, qualcuno in Inghilterra, Milano, Roma, si sono poi chiaramente in 30 anni, no, sono cresciuti, qualcuno ha continuato e la cosa bella è che poi tornano, cioè loro si ricordano di noi, tornano, adesso che in pandemia abbiamo avviato questi corsi online di teatro dell'ubiquità, l'ho chiamato come corso, un teatro fatto da persone che vivono distanti anche migliaia di chilometri, ma recitano insieme, no? Realizzano delle cose insieme, vanno in scena insieme anche se sul web. E sta funzionando tantissimo con questi ragazzi, con queste giovani e meno giovani che partecipano con entusiasmo, attori professionisti anche dall'Inghilterra, da Roma, anche qualcuno dagli Stati Uniti ha aderito, dalla Francia. Gaspare Dori presto farà degli interventi, su, perché è uno scrittore, un drammaturgo italo-francese, vive in Francia da tantissimi anni. Quindi l'online, il tempo della pandemia, ecco, per noi è stata un'occasione per scoprire che avevamo un consenso internazionale vastissimo. Che l'ideogramma giapponese crisi uguale opportunità calza il pennello anche in teatro. Sì, sì, per noi è stata un'opportunità per radunare, per creare un pubblico, ritrovare vecchi attori e creare un pubblico internazionale che adesso ci segue, tant'è che il corso online non verrà chiuso, lo manterremo anche dopo la pandemia, perché chi non potrà frequentare in presenza potrà frequentare il corso online. È un tipo... Sì, sì, dicevo no... Come noi che facciamo sempre i convegni in presenza, anche quando ricominceremo, se questa esperienza non l'abbandoneremo, perché ci avviciniamo anche a chiamo distanza. Certo, ci avvicina delle persone che magari non hanno il tempo. Poi in questo teatro che facciamo, questo teatro dell'ubiquità, addirittura lo seguono anche da telefonino per strada. Cioè gente, io ho un mio attore che fa l'infermiere a Parma, ora... Questo durante la pausa se n'è andato nello stanzino, nella stanza degli infermieri, ha seguito tutto il corso col camice tutto bardato, il corso online, partecipando, recitando col telefonino. E io ho detto: guarda, roba, cosa da pazzi! Cioè, noi siamo che capa fresca, però, che te. Un'altra che andava a Milano col suo datore di lavoro, aveva una riunione a Milano di sera, era in macchina. Seguì il corso dalla macchina, il datore di lavoro volle partecipare perché si divertì talmente tanto che a un certo punto chiese se poteva partecipare pure lui. Cioè il teatro online si può fare seduti a una panchina oppure comodamente a casa, veramente è un'opportunità che dà alle persone di recitare ovunque, partecipare da dovunque, entusiasmandosi, perché il teatro online, se fatto in un certo modo, e noi abbiamo tutta una tecnica che usa la recitazione cinematografica, ma i tempi e i modi del teatro, della recitazione teatrale, quindi è un nuovo stile di recitazione, così come un nuovo linguaggio. Sì, sì, anche come testi vengono fatti, elaborati appositamente per il web, quindi non è che noi prendiamo Shakespeare e lo ripresentiamo al pubblico, no, facciamo delle cose che durano pochissimo, ma devono essere molto d'effetto, pillole, perché i tempi del web, pillole, ma intrecciate, incastrate, per cui se tu non ti perdi una cosa, ti vedi l'altra successiva, ti puoi anche distrarre, diciamo. Quindi, quindi diciamo che la tecnologia, anche oltre che nella musica, anche nel teatro, sta creando novità e ci fa capire che alla fine la tecnologia, se usata come mezzo, non come fine, una risorsa e un valore aggiunto, o mi sbaglio?
dell'ubiquità. Io magari ti invito, Claudio, se qualche volta vuoi partecipare a Ehi, una di come no, questi figurati. incontri, vedrai come queste persone che stanno veramente distantissime tra loro, Germania, Stati Uniti, È un onore per me, Inghilterra, sarebbe. tu li vedi come se fossero lì. Addirittura c'è il corteggiamento, c'è anche lo scherzo, ti dimenticano di essere lontani, sembra di essere È una tutti gora, è una gora, è una gora. Un'agora, e si correggono e ci mettono impegno. È un altro modo. L'altra cosa che ho scoperto del web è che disinibisce, cioè aiuta a disinibire, a non essere inibiti, mentre in presenza i nuovi allievi sono molto bloccati e ci metto mesi prima di sbloccarli, di lasciargli, di fare in modo che si lasciano andare. Sul web impiego molto meno tempo perché loro sono in un ambiente protetto loro e quindi si sentono un po' più sicuri. Sanno che in qualsiasi momento hanno la scusa del collegamento e possono uscire, mentre a teatro magari si vergognerebbero, non saprebbero come andare via e quindi si lasciano più andare. E sto ottenendo, ho un ingegnere tedesco che vive in Germania, italiano, napoletano poi oltretutto, vive in Germania. È diventato un bravissimo interprete, non aveva mai fatto teatro in vita sua, Ma loro ce l'hanno mai. nel sangue. Io conobbi tempo fa un attore che mi disse, circa 2 anni fa, mi disse: guarda, dobbiamo fare scuola, perché meglio Stanislavski, perché se non c'è scuola, lavorerebbero soltanto gli attori napoletani e siciliani, perché loro ce l'hanno dentro e lavorerebbero solo loro. Me lo Ci ha detto proprio sono nati attori, sì, questo è vero. napoletani e siciliani. Sì. Senti, Giorgio, Orson Welles diceva che il teatro lo fa l'attore, il cinema lo fa il regista e la televisione lo fa il pubblico. Che ne pensi? Sì, io sono d'accordo sulle prime due. Sulla televisione, diciamo che lì aggiungerei prima il politico e poi il pubblico, purtroppo. Sei andato pesante. Beh, la televisione purtroppo la fa la politica. Tutto quello che viene mandato in televisione forse viene filtrato dalla politica, è la politica che Quindi, detta legge. ma noi siamo messi male allora, perché la dittatura del pensiero unico non c'è contrapposizione più politica, è soltanto un pensiero unico e basta. Senti, Purtroppo. Giorgio, prima di lasciarci, una cosa che Sì. volevo chiederti, quindi già mi stai parlando del presente e del futuro. Un tuo pensiero adesso sul presente, sul futuro, sul presente del CUT e del teatro in genere. Sul presente noi siamo sempre stati operativi anche in tempo di pandemia, come dicevo prima. Abbiamo ripreso le prove dello spettacolo di Anna De Santis, quella farsa annuale che noi presentiamo fissa, ormai un appuntamento fisso. Abbiamo allestito uno spettacolo di fiabe medievali molto divertente, anche questo usando i dialetti locali. Fiabe medievali e rinascimentali riadattate, uno spettacolo di piazza, quindi ecco, una commedia dell'arte, una commedia all'improvviso che viene Torniamo portato. sempre lì. Sì, sempre lì. Poi tu parlavi di Teresa e Leda in lo sketch su Pulcinella. Bravissime. Quello fu quasi tutto improvvisato, ci lavorarono pochissimo su quella cosa, ma veramente poco, tant'è che io dissi ragazzi, ma siamo sicuri? Sì, tranquilli, perché la scuola del CUT si basa molto sull'improvvisazione, la capacità di capire cosa c'è, cosa hai davanti, chi hai davanti e adattarti immediatamente. I miei attori possono Quindi recitare dal palco di 2000 metri al portone di casa di qua. praticamente voi non date il pesce, ma insegnate a pescare. A pescare, bravo, bravo, bravo. Quindi Senti, l'attore è sempre è il poliedrico, futuro, sempre pronto.
Il futuro, ecco, le notizie che abbiamo sono quelle di chissà, boh, forse aspettate, non lo so, non sappiamo, nessuno ci dà notizie. Volevo programmare i nuovi corsi, gli spettacoli, non si riesce, tutto in attesa. Noi sarà dura, questo io ne sono consapevole. Sarà dura perché non è facile anche da parte di chi, diciamo, virgolette, comanda la disponibilità a fare. Abbiamo tante promesse, ecco, per esempio c'è stato proposto la Rocca Janula per fare delle rappresentazioni. Non chiediamo contributi perché poi non ce ne danno, anche volendo chiedere, quindi li faremo a pagamento. Noi abbiamo il pubblico che viene perché si diverte e ci dà quello che ci danno alla porta è veramente un contributo al lavoro che facciamo, non un pagamento per la commedia. La gente ha piacere di contribuire a sostenerci perché ormai il CUT è una realtà sodata, cioè riconosciuta, ma non solo a Cassino, siamo riconosciuti veramente in tutto il Lazio sicuramente, ma anche oltre. Devo fare autocritica. Sai perché? Perché sapevo del culto di quello che era, ma non pensavo in queste dimensioni, e quindi io devo fare autocritica perché non sapevo di questa realtà così importante e così, non dico universale, ma che va oltre i confini territoriali. Complimenti, perché sono rimasto sorpreso da questa chiacchierata che ci siamo guarda Claudio, tempo. Per dirtene una, a Macerata ci fu un concorso di compagnie da tutta Italia. Ok, e c'era Lino Capolicchio, Giardino dei Finzi Contini, premio Oscar, non sì. so se la, sì. In giuria, presidente di giuria. Su 6 premi, noi andammo lì convinti di non prendere niente, solo di partecipare. Prendemmo 5 premi, tra cui la miglior spettacolo, migliore regia, migliore scenografia addirittura, che poi era fatta veramente con 4 e 4, 8, migliore attore protagonista e miglior caratterista. Quindi 5 premi, non prendemmo quella da miglior attrice protagonista perché avevo 2 attrici protagoniste, quindi non mi disse Lino Capolicchio, sinceramente non sapevamo, e poi dovevamo accontentare qualcun altro. Lino Capolicchio mi disse, dopo averci premiato, io l'ho vista sta commedia, ed era il Prometeo incatenato di Eschilo, però rivisitato, fatto in un modo molto particolare, molto sperimentale, però lo vorrei rivedere, perché vederlo solo una volta, no, vorrei rivederlo. Se lo rifate, mi invitate. Lo invitai sapendo che non sarebbe mai venuto, lo facemmo al Teatro Romano, alle 7 di sera lui era lì, vide lo spettacolo e sul palco disse sono perfetto, confermo tutto quello che avevo detto a proposito. Giorgio, questo si chiama l'umiltà dei grandi. Sì, ma sono ecco, l'umiltà, bravo, è un'altra cosa che insegno a teatro, nessuno che si ben, deve montare la testa, mai. Che è ben diverso dalla modestia. Secondo il mio modesto parere, la modestia è il paravento degli imbecilli, perché una persona modesta vuole farsi dire che è bravo, ma l'umiltà appartiene ai grandi. L'umiltà quindi, è quella che ti fa crescere sempre, perché essere umile significa che non smetti mai di imparare. Quando smetti di essere umile e ti convinci di aver raggiunto un livello, non cresci più. No, e io dico, ragazzi, si cresce, io imparo dai ragazzi, ma da chiunque viene da me a teatro, chiunque si propone, io lo faccio insegnare, gli do spazio, perché cerco di imparare. Ma soprattutto nel mondo del teatro, quello dove più le sorprese sono le cose più belle, più come dire, veramente inaudite, perché spesso persone che hanno il teatro dentro non lo sanno. E non lo sanno. Bah, e io gli tiro, ecco, questa è la capacità al teatro, tirare fuori il se stesso che è in ognuno di noi e che noi teniamo ben nascosto per paura, perché ce ne vergogniamo, perché non siamo mai contenti di come siamo. Infatti non è un caso che tu sei più esperto di me, quando si dice che gli attori sono quelli più timidi. Sì, sempre. I più timidi sono quelli che riescono meglio.
Gli sbruffoni, quelli che arrivano, io sono attore, io voglio fare l'attore, io sono bravo, sono quelli che cedono prima. Il timido rimane, si affeziona e diventa bravo proprio perché capisce cosa gli sta dando il teatro e si accorge che quello che sta ottenendo dal teatro non glielo poteva dare nessun altro. E questo sentirsi sicuro, riuscire a controllare i propri imbarazzi, le proprie incertezze, insicurezze, le proprie insoddisfazioni, controllarle, magari trasformarle in qualcos'altro, gli dà una forza e quindi si attacca al teatro e non lo molla più. Tutti i grandi attori erano dei timidi, tutti, quasi Sì. Giorgio, tutti erano dei timidi. Il teatro ha questa capacità. Prego. Giorgio, noi avevamo previsto un finale diverso, ma siccome l'abbiamo parlato prima del fatto che il potere politico ha deciso di dare un certo tipo di teatro, però alla fine a noi, perché io mi sento uno di voi, perché sono uno spettatore, perché poi come tutte le cose, il teatro, la musica, i libri appartengono a chi li guarda, non a chi fa. Questo è il mio pensiero. Questo è il mio Teatro, e pensiero. anche tu, quindi. E quindi almeno fateci fare quello che vogliamo fare. Ci mettiamo in un angolino, però fatecelo fare. E questo l'abbiamo già Fatecelo detto. E fare, fatecelo fare, questo già ce fatecelo. l'avete. Ma nel tuo futuro ci sta anche quel copione, la mamma degli Francisi che dalla tua terra ti ho messo in mano, quella tua terra che ti ho messo in Sì, mano. c'è, come ti ho Spero già per. detto, Claudio, e appena avrò la possibilità di avere uno spazio dove provare, perché attualmente non abbiamo uno spazio dove poter provare, okay? Stiamo provando a casa di una delle attrici, che ha un terrazzo molto largo, cioè tu pensa, perché in questo momento noi non abbiamo una sede dove poter provare, dove È poter grosso allestire il questo. spettacolo. È Comunque, un guarda, grosso, grosso, enorme, comunque enorme. alla fine queste crisi servono pure per fare pulizia. Come in tutti i settori, gli improvvisati, i mediocri saranno spazzati via, come sempre. E ogni tanto di queste cose ce n'è bisogno, in tutti i settori, non soltanto artistici, ma anche professionali. Nello spettacolo non mi auguro mai la scomparsa di nessuno, questo No. proprio perché poi la scomparsa di qualcun altro magari sì, in Sì, dalla altri. televisione. No, no, Giorgio, quindi. io reputo tutti necessari, tutti, anche chi fa male, perché da chi fa male si impara a non far male. Ma io so, Giorgio, io sono spettatore, questo lo posso dire, tu no perché sei un operatore. Io lo posso dire che sono spettatore. Giorgio, un ultimo saluto a tutti i nostri spettatori prima di lasciarci. Sì, saluto tutti e ringrazio prima di tutto te e poi tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi e ascoltarci questa sera, con l'augurio di avervi presto in presenza a vedere il teatro con la T minuscola o con la T maiuscola, ma il teatro dei piccoli e il teatro dei grandi. Non trascuriamo nessuno perché a volte le È cose piccole possono diventare grandi e le cose grandi piccole. il pubblico che decide la T, se essere maiuscolo. Ti faccio un esempio e concludo. Nel mondo della musica, tu vai nel mondo della musica, diciamo da piazza, tutti criticano pesantemente, sono gelosi gli artisti, Gigione. Ma quello riempie, quello ogni E che vuol concerto che dire? fai, E io perché questo lo vai a dico. dire? È Perché vai a dire? sempre se Riempi tu quelle piazze. c'è un'esigenza nel pubblico di quel tipo di musica, tu non puoi negarlo. Allora, o ti adatti e lo migliori, cioè tu dici quello funziona bene, vediamo come posso farlo diventare un po' più di spessore e lavorarci su, no? Anche perché Gigione nel suo spettacolo fa anche commedia Ma dell'arte. quello è che Gigione è un attore più che un musicista, lui fa spettacolo, mentre invece il cantante che si limita a farsi la sua bella canzone precisa, pulita, anche di qualità, però poi magari manca quel calore, quella passione, quel calore. La gente vuole sentire le tue viscere, il tuo stomaco, quello che hai. E poi Comunque, grazie. il pubblico è fatto da tutti, da ignoranti e Bravissimo. intellettuali, e bisogna arrivare a tutti, non solo a. Il radical chic nel teatro non ci stanno per niente bene. Comunque, No. Giorgio, io ti saluto dicendoti una sorpresa, lo vedrai, che faremo passare l'ultimo video dei tuoi ragazzi. Ah, grazie.
E noi come Associazione Identitaria Alta Terre di Lavoro, Associazione dei Trettori, ti ringraziamo per questa bellissima chiacchierata. Come puoi notare, dovevamo fare pochi minuti, ma abbiamo superato l'ora. E se non ti fermo qua... potremmo andare avanti per tutta la notte. Però vuol dire che in autunno faremo altri incontri, perché poi quando vuoi, quando vuoi, è sempre un piacere. Di cuore, grazie. Un abbraccio a te e grazie mille per l'invito. Grazie. Ah. Grande Temis! E tu, Augusta Artemide, guardate come soffro, patimenti che strappano le urla! Padre mio! Patria mia! Sono fuggita da voi, coperta di vergogna! Ho ucciso mio fratello! E ora vorrei morire! Perché il fulmine non mi incenerisce? Perché continuo a vivere? Maledetto! Che sia maledetto lo sposo che avevo legato a me con giuramenti indissolubili! Questi miei occhi, cancellato dalla faccia della terra, lui e sua moglie con la loro casa, sono stati loro a cominciare. Mi hanno fatto del male. E non me lo meritavo! Di Corinto! Eccomi! Sono uscita dal palazzo, così non avrete nulla da rimproverarmi. So di molti che sono passati per superbi, sia in questo sia in altri paesi. Erano gente riservata, eppure mi sono acquisiti la brutta nomea di persone insensibili. Non si può giudicare in modo obiettivo quando ci si sofferma all'apparenza. Bisogna conoscere l'animo di una persona a fondo e non odiarla a prima vista senza che ci abbia inflitto alcun torto. Uno straniero deve adattarsi agli usi del paese che lo ospita, ma non lodo davvero un nativo arrogante che si renda antipatico ai suoi concittadini perché è un incivile. Lascia pure in attesa che sia battuta su di me. Mi ha schiantato, ha distrutto la mia esistenza. Non provo più gioia a vivere, desidero solo la morte anche mia. Lo riconosco. Il mio sposo era tutto per me e si è rivelato il peggiore degli individui. Tra tutte le creature dotate di animo e di intelligenza, noi donne siamo le più sventurate. Intanto dobbiamo comprarci con una robusta dote il marito e prenderci così un padrone del nostro corpo, che non è il malanno peggiore, perché anche della scelta c'è un grosso rischio. Sarà buono o cattivo il marito che ci prendiamo. Tra l'altro, la separazione è infamante per una donna, e di ripudiare un marito neppure se ne parla. Ma tutto questo riguarda me, non voi. Voi vivete nel vostro paese, in mezzo agli amici. Io mi trovo in una situazione disperata e non mi possono aiutare né madre, né fratello, né parenti, né amici. Una sola cosa vi chiedo: non aprir bocca. Se trovo un mezzo, un espediente per farla ripagare a mio marito e a sua moglie e a suo suocero. Una donna in genere è piena di paura e vile alla vista di un'arma e all'azione violenta, ma
quando le si calpestano i suoi diritti coniugali, non esiste essere più sanguinario di lei. Oh, please, please, oh.